esterno, l'attenzione ovviamente è soprattutto per questa Domus Romana nel Vico della Neve. Sì, che sarà un'iniziativa che potrà consentire alla popolazione di Salerno e ai turisti di godere di un spettacolo che normalmente non è possibile in quanto l'edificio è chiuso. Si tratta di una delle tante iniziative messe in campo da quella costola importantissima che abbiamo, diciamo, assunto come soprintendenza unificata, che è la ex soprintendenza archeologia. Ci auguriamo tutti quanti che questa sinergia possa produrre grandi frutti, perché è veramente essenziale che si possa procedere ad accrescere, lavorando insieme, l'offerta di monumenti, diciamo, fruibili per tutti. In verità noi dovremmo fare insieme tutela, soprattutto la valorizzazione per quella che è la logica della riforma dovrebbe essere demandata ai poli museali, ma in qualche modo, come potrà essere evidente dalle giornate del patrimonio, molti siti sono ancora in affidamento alle soprintendenze, e le soprintendenze, questa sicuramente, faranno di tutto e continueranno a far di tutto perché la valorizzazione si faccia anche in questi siti. A Pestum il nuovo direttore del parco sta avviando una serie di rivoluzioni, insomma, per quanto riguarda gli orari, i giorni di chiusura. È ipotizzabile, insomma, che a parte le aperture straordinarie che sono da lodare, si arrivi finalmente a una fruibilità differente dei beni anche in Italia sulla scorta di quanto accade anche all'estero? Certamente questa come dire, suddivisione di competenze ha potenziato molto e potenzierà sempre di più la dotazione organica anche del personale di vigilanza e di funzionari operativi nei vari settori per quelli che sono o i musei autonomi, i parchi e i poli museali regionali. In questo senso noi tendiamo in futuro forse ad essere un po' penalizzati, perché chiaramente le nuove previsioni di pianta organica ci tolgono in favore dei cugini, diciamo, dei fratelli. Però sono certa che ci sarà una politica complessiva di apertura alla popolazione, alla cittadinanza e ai visitatori, perché è questa, diciamo, in qualche modo la logica della nuova riforma. Quindi certamente andremo a migliorare sempre più, noi cercheremo, laddove non siamo in grado di assicurare una continuità, cercheremo di fare accordi con le amministrazioni comunali, con diciamo, i vari interlocutori sul territorio, in modo da poter comunque garantire la fruibilità. Per dire da non molto, ed è diciamo, lo potrete trovare nell'elenco delle iniziative per le giornate del patrimonio, abbiamo concluso un accordo con il comune di Maiori per Santa Maria dell'Olearia, che in qualche modo prima era chiusa e adesso è resa visitabile e sarà, diciamo, ancora più visitabile come orario e come iniziative nelle giornate del patrimonio. Sulla scorta di questo, a mano andremo a creare analoghe convenzioni, accordi, protocolli d'intesa per ampliare la funzione.